Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un caloroso saluto alla conclusione a Nicola Sonnipali. Ma questo è un gol incredibile. Appassionati di pallamano, siamo tornati. Questo è Handball Talk, il podcast in cui parliamo assieme di pallamano, e lo facciamo innanzitutto assieme a Pierluigi Di Marcello, che saluto sempre con grande piacere. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ben ritrovato, e ciao a tutti. E l'ospite di questa settimana, Gigi, lo lascio a te, perché tu con la sua città e con la sua squadra, beh sì, hai sempre un legame particolare, dai, con Trieste. Sì, sono assolutamente legato affettivamente a questa città, una città dove ho vinto lo scudetto, quindi sono contentissimo e felicissimo di ritrovare quello che allora era un bimbo, era un under 18 e adesso invece è diventato un senatore, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti, Marco Visintin. Buongiorno a tutti, ciao Gigi, ciao Matteo. Ciao Marco. Ciao Marco, ben trovato. Grazie a voi. Come stai innanzitutto? Com'è la situazione tua e lì a Trieste? Perché so che avete avuto delle settimane un po' tribolate. Sì, la mia situazione personale, diciamo, vista l'età, è anche positiva. Qualche attacco di vecchiaia, ma niente di preoccupante. E a livello di squadra invece ci abbiamo fatto dei cambi. Questa settimana abbiamo cambiato l'allenatore per riuscire a portare a casa più punti possibili fino alla fine del campionato e ottenere la stessa vista. È una situazione un po' delicata, è il terzo allenatore quest'anno, però ho visto giusta mentalità sia in lui che nella squadra, quindi penso che potremmo far bene. Sì, l'allenatore di cui parli naturalmente è Saša Ilić, che è stato ufficializzato nei giorni scorsi. Avete già giocato una partita con lui in panchina, e sì, come state vivendo questa situazione, che alla fine sembrava una cosa un po', ecco, una situazione comoda, no, per Trieste, invece si è un po' complicata adesso, perché avete 14 punti, dietro di voi hanno continuato a fare punti, quindi la classifica si è molto molto accorciata. Adesso dovete giocare non solo la partita con Siracusa, ma una serie di partite notevoli, importanti. Dovete giocare con Cingole, dovete ricevere in casa Piano, dovete andare a Molteno. Insomma, com'è la situazione, com'è l'aria? L'area è giustamente tesa, perché un campionato equilibrato come questo, dove diciamo così anche gli ultimi in classifica possono far punti contro i primi, che è quello che è stato un po' il leitmotiv tutta la stagione, se perdi qualche partita di troppo ti ritrovi nelle posizioni scomode. Questo deve essere uno stimolo più che una distrazione, diciamo. Avere un obiettivo adesso fisso in testa, che è quello di la salvezza, alla fine, di toglierci dalle zone basse della classifica, è uno stimolo veramente per tutti noi, per il nuovo allenatore, per tutto quanto lo staff. Quindi la viviamo con ottimismo. Anche il fatto di aver cambiato appunto allenatore con Saša ha portato comunque una ventata di ottimismo in più. Adesso cerchiamo di trasformare tutto questo in qualcosa di concreto, ovvero qualche punto da portare in classifica. Gigi, dicevamo sempre Albatro, Cingoli, Fondi, Molteno, e poi alla fine ci si sono ritrovate in mezzo anche a Piano e Trieste. Adesso ci sono veramente in mezzo alla grande in questa lotta per non retrocedere. Sì, di fatto, Matteo, è una lotta a sei squadre, e la classifica si è spaccata proprio sopra Trieste, perché vediamo c'è un Fasano sopra Trieste a 18 punti, ma in realtà il Fasano ha ben 5 partite da recuperare, quindi se immagino il Fasano con qualche problemino chiaramente di condizione più che altro, ma il Fasano che è uscito di scena alla vigilia della Coppa Italia era un Fasano destinato a far molto bene, quindi io sono convinto che di quelle 5 partite molte le porterà a casa, quindi si toglierà da quella zona lì. Quindi rimane il fatto che ci sono 6 squadre a lottarsi, a giocarsi i 3 posti per non retrocedere. Sorpresa, assolutamente sì, sorpresa di Trieste a Piano, purtroppo in negativo, e sono lì e iniziano subito in salita, perché si vanno a giocare uno scontro diretto a Siracusa, che sta vivendo un ottimo momento. Dopo Natale il Siracusa ha fatto ottime prestazioni e importanti vittorie. Vedremo, nel senso che sarà dura fino alla fine. Credo che sarà più interessante quest'anno, per assurdo, consentimelo, quasi la lotta per non retrocedere, quanto
la zona alta, perché di fatto a Conversano, salvo scossoni dell'ultima ora, ma insomma, voglio dire, dovrebbe essere un miracolo al contrario, credo che si possa dare per scontato la sua vittoria del campionato. Marco, immagino tu avresti preferito non starci dentro questo discorso per la lotta della salvezza, chiaramente, però ti faccio una domanda proprio ricollegandomi a quello che dice Gigi sulla parte alta invece. Conversano è, come dicono tutti, troppo avanti per essere raggiunta dalle altre, secondo te? Più 8 della seconda, quindi a 9 partite della fine, un vantaggio considerevole. Non credo possa farsi recuperare dagli altri, sinceramente. Ha dimostrato più continuità, più gioco di squadra, proprio un gioco più bello anche da vedere rispetto alle altre squadre. Si è dimostrato in questo un gradino sopra tutti quest'anno. Come diceva Gigi, sì, dato per, non dico per scontato, perché nello sport niente è scontato, però diciamo che è molto probabile, mettiamola così, dai. Sì, sì, invece immagino tutti i tifosi di Conversano che praticano, certo, sì, giusti, giusti. Esatto, però insomma, ci sta. No, sono meritatamente comunque il primo posto e penso che porteranno a casa lo scudetto. E come diceva Gigi, adesso la parte più interessante, anche considerato il fatto che non ci sono i playoff quest'anno, la parte più interessante adesso diventa il fondo classifica, dove penso che si risolverà tutto nelle ultime due giornate. E credo che sarà proprio una lotta molto molto intensa. Eh sì, anche perché il calendario propone scontri diretti in maniera quasi continuativa, perché poi anche questo sabato, oltre alla vostra partita, ce ne sono altre. Non solo, poi c'è un altro fattore di cui parlare, da tenere in considerazione, e che abbiamo visto già in atto nelle ultime settimane. Per alcune squadre il campionato praticamente è una formalità, no? Da qui alla fine, quindi è chiaro che anche se nessun giocatore lo ammetterà mai, anche se nessun allenatore lo ammetterà mai, da un punto di vista psicologico è chiaro che chi scende in campo perché ha bisogno di punti ha una cattiveria agonistica, chiamiamola così, diversa da chi magari sta già anche ragionando su quello che succederà il prossimo anno. Non so se su questo sei d'accordo. Sì, in questo ti dico la verità, era il mio primo pensiero quando ho visto come veniva fatto il campionato quest'anno. Il fatto che non ci siano i playoff vuol dire che puoi trovarti, come in questo caso, a, non so, 10 giornate dalla fine, magari una squadra è a metà classifica, sa che non potrà vincere lo scudetto e di conseguenza può, non dico tirare i remi in barca, perché non è bello, però emotivamente anche i giocatori trovano un po' difficoltà a trovare stimoli magari in determinate partite. Questa cosa della mancanza dei playoff, secondo me, su questo fronte incide tanto. Poi se penso anche a una società, sai, nel momento che sei salvo, non puoi vincere lo scudetto, non puoi andare in Europa, approfitterei per far giocare tutti i giovani del vivaio per farli crescere per gli anni successivi. E questo però va a falsare un po' magari il campionato, se delle squadre, come adesso prendo ad esempio il Siena, che ha fatto una prima parte di campionato molto molto buona e puntava allo scudetto, comunque le prime due posizioni, adesso queste ultime partite non so se si sono un po' tirati indietro. Certo, l'uscita di Marocchi ha portato una perdita abbastanza grossa per loro, però quello che dicevo prima, anche delle squadre di bassa classifica poi possono rischiare, diciamo così, di vincere contro squadre su cui all'inizio non avresti scommesso. Indubbiamente. E questo renderà però la lotta a salvezza più avvincente. Certo, senz'altro. Certo. Non dovrai vincere solo gli scontri diretti, ma far punti anche con squadre che magari si trovano senza ambizioni perché sono ormai salve fuori dalla lotta a scudetto. Tra l'altro, la fotografia di questo tuo ragionamento è il fatto che la classifica si sia accorciata molto, perché le squadre che avevano davvero pochi punti, penso a Cingoli, penso a Fondi, a Molteno ad Albatro, li hanno fatti, adesso si è tutto accorpato, tutto compattato in maniera considerevole. Tra l'altro, Gigi, questo lo dicevamo, ne parlavamo forse in una telefonata, non in un podcast, perché poi faccio fatica con te a fare, a distinguere che cosa siano telefonate normali e che cosa sia podcast. Ma no, scherzi a parte, parlavamo del parallelismo che si crea con un anno fa, cioè
Un anno fa il campionato di questi tempi era finito per ovvi motivi, per i motivi che tutti sappiamo. Adesso per alcuni è finito pur avendo altre partite da giocare. Questo apre un mercato che durerà tanti mesi. Esatto, ne parlavamo proprio nell'ottica del mercato, dove praticamente negli altri anni di questi tempi molte squadre erano impegnate ad organizzare i playoff, a cercare di arrivare nel migliore dei modi, quindi c'era un campionato nel campionato e con la coda dell'occhio si iniziava a guardare il mercato. Adesso io credo che entrambi gli occhi sono focalizzati sul mercato, anche i giocatori di squadre che per chiosare un po' quello che è stato detto fino ad adesso non hanno più grosse motivazioni, perché credo che sia questo la chiave di lettura, le motivazioni, quindi la grinta, la cattiveria agonistica che può mettere in una partita una squadra che sta lottando per non retrocedere non è assolutamente la stessa di una che scende in campo senza nessun tipo di ambizioni, di fatto, se non solo numeriche tra il secondo e l'ottavo posto, insomma, per intenderci è solamente aritmetica, nulla di più. Quindi magari il giocatore inizia a pensare al mercato, a non farsi male, la società, insomma, si evapora un po' quello che è, e si dilatano quelle che sono le motivazioni, le ambizioni e anche la concentrazione della partita. E poi, ritornando al mercato, Matteo, sì, credo che in questo momento sotto banco molte società si siano tuffate già in un mercato che, secondo me, sicuramente promette dei fuochi d'artificio il prossimo anno. L'ultima osservazione che voglio fare era che quest'anno il campionato è iniziato con grossa incertezza nelle zone alte, perché di fatto nelle zone alte quest'anno, sin dall'inizio, avevamo Sassari, Bolzano, Cassano, ai nastri di partenza anche un Brixen che poi alla fine si è defilato quasi subito, però c'era grossa incertezza e abbiamo sempre detto ne vedremo delle belle. Dopo Natale invece si è delineata un po' tutta quella che era la forza oggettiva delle società, delle corazzate, e si è visto un Conversano veramente maturo, e ad oggi non vedo, al di là dei numeri della classifica, che sono comunque importanti, una squadra in grado di insidiare il Conversano. Sassari si è spenta, Cassano ha iniziato a zoppicare anche per colpa del Covid e degli infortuni già da parecchio tempo, Bolzano non ha mai convinto quest'anno di fatto, e quindi insomma al momento il Conversano è sicuramente la squadra più solida, e tra l'altro un Conversano che non ha mai stravinto quest'anno le partite, le ha sempre giocate tutte, a testimonianza anche dell'equilibrio del campionato. Certo. Non mi ricordo una partita in cui il Conversano ha vinto di 15, come poteva succedere anche gli altri anni. Quest'anno il Conversano ha vinto sempre di 2, di 3, di 4, però è stata una squadra che ha dimostrato una superiorità schiacciante e si merita, qualora dovesse arrivare, la vittoria di questo campionato. Marco, voi dal mercato avete trovato giocatori importanti, un paio soprattutto, principalmente da Piran, Bratkovic, due nomi insomma su cui non scherzare. Da Piran anzi tutti e due sono stati due dei migliori marcatori della vostra stagione fino ad ora. Alla luce di questo mercato, ti aspettavi, da capitano tra l'altro te lo chiedo, qualcosina in più dalla tua squadra quest'anno? Sicuramente mi aspettavo di più dalla squadra, questo senz'altro. Abbiamo fatto sicuramente questi due buoni colpi di mercato con da Piran e Bratkovic. Ci è mancato un po' il gioco, diciamo così, sui terzini, motivo per cui soprattutto all'inizio sia da Piran che Bratkovic sono stati utilizzati come terzini, come centrali, quindi sono stati un po' snaturati dalla loro postazione, magari hanno avuto anche un po' di difficoltà in questo. Quello che ci è mancato, secondo me, proprio dall'inizio dell'anno è il fatto che rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato tanti giocatori, perché sono arrivati, come dicevo, da Piran e Bratkovic, poi il terzino lituano, abbiamo cambiato il portiere e sono andate via delle persone, abbiamo dovuto, diciamo, ricostruire una maglia ma anche all'interno dello spogliatoio, e questo si è visto in questa mancanza, diciamo,
più che di amalgama, ma proprio di definizione dei ruoli, su chi deve prendersi determinate responsabilità durante una partita. L'abbiamo visto in più partite perse proprio, diciamo così, allo scadere per degli errori banali commessi prima da uno, poi dall'altro, perché mancava proprio un'identità di squadra. E stiamo lavorando molto anche su questo, anche perché, come diceva la Presidente già all'inizio anno, non siamo una squadra che vuol vincere adesso, ma siamo una squadra che vuol vincere nei prossimi anni. E per fare questo dobbiamo incominciare a costruire la squadra già da quest'anno. Stiamo crescendo, stiamo migliorando anche sotto tanti punti di vista, e di questo sono fiero della mia squadra. Ho visto proprio una crescita di maturità, anche se non stanno ancora arrivando i risultati. Sono convinto che nelle prossime partite riusciremo a prenderci qualche soddisfazione. Comunque, tu non ti muovi dal campo fino a che non arriva sto benedetto 18° scudetto. Sì, devo provare fino alla fine. No, dai, finché sto bene, finché mi diverto, continuo. Dopo che ci sia lo scudetto, no, dovrò fare i conti anche con il fisico, con l'età che avanza. Quindi finché si riesce, si fa tutto, dopo vedremo. Però vedi, quanto ti manca il prof, Marco? Quanto ti manca vedi, prof? Quanto ci manca il prof? Beh, il prof è una figura proprio importante. Ogni allenamento lui era in palazzetto a guardare, sempre pronto a scambiare una battuta, a fare a ridere insieme. Era proprio una gran persona. Adesso ultimamente, anche di quel periodo proprio storico che si sta vivendo, non sta passando tanto in palazzetto, giustamente anche, però è una figura che manca anche la sua presenza. Basta solo la sua presenza, onnipresenza, per... veramente una, esatto, una figura onnipresente. Lui è, sì, sempre intorno a te, avvertivi la sua presenza, avvertivi il suo sguardo, la sua competenza, ed è una figura che io auguro a tutte le società, perché una figura come lui credo che sia un faro per una società. Avere un dirigente, un presidente, trovategliela voi, un manager, ma una persona così innamorata e così all'interno di una società, non può che essere un incommensurabile, inestimabile valore aggiunto. Certamente. E Trieste, lo ricordiamo, ha aperto, perché poi avete cambiato gli allenatori, avete cambiato i giocatori, non solo, ma forse la cosa più importante è che avete cambiato anche la presidenza, soprattutto la presidenza, con il passaggio di mano dallo storico professor Loduca ad Alessandra Orlik, che ha aperto un nuovo corso, se vogliamo. Da un certo punto di vista, pur rimanendo poi in società anche persone come Giorgio Veglia, che comunque continuano a mandare avanti, diciamo, l'attività quotidiana e programmatica della Pallamano Trieste, una ventata di freschezza, novità, che in qualche modo, Marco, comunque dà nuova linfa ad una società che ha fatto la storia di questo sport e che, come hai detto tu, vuole continuare a farlo. Sì, guarda, ti dico la verità, quando ho saputo che ci sarebbe stato il cambio di società, è stato un po' un pugno nello stomaco per me, perché ero veramente tanto affezionato al professor Loduca, alla società e quant'altro. E quando però ho saputo che a prendere in mano la gestione sarebbe stata Alessandra Orlik, che avevo già conosciuto da un paio d'anni, ho tirato proprio un sospiro di sollievo. Una persona con una grandissima passione, una grandissima voglia di lavorare, di mettersi in gioco e voglia soprattutto di vincere. È una vincente di mentalità, su questo assomiglia tanto al prof. Si è trovata però in mano della società, diciamo così, allo scadere del termine per l'iscrizione al campionato, quindi ha dovuto un po' fare tutto quanto velocemente, però ha fatto un lavoro veramente ottimo e lodevole. Sta gestendo tutto quanto, non solo la parte dei giocatori e allenatori, ma proprio anche l'immagine della società, la rappresentanza con le istituzioni. Sta facendo un lavoro a 360 gradi e sta mettendo le fondamenta per una società veramente solida che potrà solo che migliorare. Ti voglio fare... Diciamo, Marco, che non poteva prendere, scusa Matteo, immagino che non potesse esserci persona migliore a raccogliere la pesante ed ingombrante eredità del prof. Credo che sia la persona assolutamente migliore e sono certo, tra l'altro ricordiamo che anche lo stesso prof ha
vissuto sì i fasti, ma anche momenti difficili a Trieste, quindi non è stato solo, insomma, è una persona che ha saputo anche soffrire con Trieste e a Trieste. E credo che questa presidente invece possa sia la persona migliore, ripeto, e credo che possa riportare il Trieste lì dove meriti, cioè nelle zone alte, altissime della classifica. Marco, su questo ti dico la verità, non ho dubbi che ce la farà, è molto determinata, quindi porterà a compimento il suo compito, sì. Okay. Marco, ti voglio fare un'ultima domanda cambiando argomento, poi ti lasciamo andare. Sì. In questi giorni si sono radunati a Chieti 40 giovanissimi che dovranno formare la nuova nazionale Under 17, sono ragazzi di 16 anni, davvero molto molto giovani. Voi avete in organico, tra l'altro da protagonista peraltro, uno dei ragazzi della nazionale più avanzata d'età, sto parlando di Giacomo Rovatin, che è un esempio dei talenti della pallamano italiana. Altri ne hai affrontati da avversario in campionato in questa stagione. Rispetto a quando tu eri un bimbo, quando tu eri un under 18, come vedi questi ragazzi oggi nella pallamano italiana, nella decisione, nella scelta di essere magari, ecco, giocatori di pallamano con ruoli e responsabilità importanti come Rovatin nel vostro caso, ad esempio? Che cosa c'è di diverso nei giovani di oggi, o se è tutto uguale, se tu ti rivedi magari in alcuni di questi ragazzi, ecco? Guarda, ne parlavo proprio l'altro giorno con Davide Campana, che era giù nello stage con gli under 17, parlavamo un po' proprio di questa differenza, diciamo così, tra noi e loro. Io con Davide ho giocato nelle nazionali giovanili, anche un po' nelle nazionali seniores. Ci sono tanti ragazzi adesso che veramente hanno tanta voglia e tanta serietà, soprattutto. Si parlava che ci sono dei ragazzi di 17 anni proprio seri, che durante l'allenamento non ridono mai, che sono proprio concentrati e vogliono far bella figura. Una volta magari noi eravamo più tendevamo più a divertirci proprio durante gli allenamenti, eravamo forse anche un po' più sciocchi, diciamo così, ma questa maturità in tanti giovani è molto apprezzabile, secondo me. L'altra cosa che potrebbe fare la differenza rispetto ai giovani di una volta è che adesso hanno tantissime possibilità di vedere la palla a mano. Mi ricordo quando ero giovane, per vedere una partita della Bundesliga bisognava collegarsi con la TV, col satellite, cercare i canali strani, trovavi prima o poi una partita da trovare. Adesso invece puoi vedere su internet una partita di 40 anni fa come puoi vedere una partita giocata la sera prima, e questo dà ai giovani un magazzino enorme di possibilità di pallamano proprio giocata, da cui attingere e poi trovarlo in campo. Nello specifico vedo Giacomo Rovatin, ma non solo lui, anche altri ragazzi che da un giorno all'altro provano qualcosa di nuovo perché magari l'hanno visto su internet e vogliono provare ad emulare quello che potrebbe essere il loro obiettivo come giocatore o quant'altro. E vedo che rispetto a una volta i giovani di adesso, secondo me, sono più forti sia fisicamente sia anche di testa per tante cose, quindi sono sulla strada giusta. Gigi? Sì, io guarda, tante cose sono condivisibili di quelle che ha detto Marco, sicuramente c'è tantissima possibilità, c'è tanta possibilità di approcciare la palla a mano e di emulare. Ci sono ottime eccellenze e credo che sia diminuito il ceto medio, perché il ceto medio di quelle fasce giovanili attualmente spesso e volentieri la sacca centrale è un po' meno combattiva, alcune volte è un po' più apatica e si molla un po' prima. Quindi sì, sono d'accordo per quanto riguarda sulle eccellenze, un po' meno per quanto riguarda con la voglia comunque di rimanere, anche se non si hanno delle qualità enormi, ma se semplicemente perché si è innamorati fino al midollo di questa cosa e ci si vuole sprecare ogni oncia di energia nella competizione all'interno del palazzetto. Però chiaramente poi queste sono osservazioni, sono chiave di lettura, e ci sono anche delle differenze sostanziali da anno ad anno in generale. Però credo che alcune volte rispetto a prima vedo un po' più di apatia.
Sì, è fuori di dubbio. Anche quello che dici tu è condivisibile, nel senso che allargare il discorso, e in questo probabilmente è chiaro che poi il discorso si allarga a dismisura, c'entra il campionato, c'entra la solidità di tutte le società, non solo di due, tre società, quattro società, cinque società, perché è chiaro che per far sì che non siano solo i 15, 20, 25 giocatori della nazionale giovanile a poter pensare e ad avere quell'approccio serio che diceva Marco, ma perché ce ne siano veramente tanti, 50, 60 giocatori a ogni biennio, per questo ci vogliono anche 25 società, 30 società che permettono a questi ragazzi di pensare alla pallamano come un'assoluta priorità. E c'è anche un'altra osservazione, con questa chiudo. È vero, adesso ci può essere tanta più possibilità di vedere la palla a mano su internet. Prima c'era tanta più possibilità di vedere degli esempi sotto casa al palazzetto. Beh, questi Perché tutti, tutti e molte due li avete società, visti, dai, sia tu che sì, Marco. certo, prima più di adesso le società erano piene zeppe di atleti di caratura internazionale. Sono passati atleti olimpici, olimpionici, medagliati, insomma, che ai tempi erano degli esempi viventi, dove respiravi l'aria solamente ad entrare nel palazzetto, solo ad entrare, che è altra cosa che accendere uno schermo e guardarli in maniera sicuramente curiosa, ma non così coinvolgente come viverli di persona. Marco, tu ti sei divertito a Trieste? Sì, molto. Mi diverto tuttora, quindi è il motivo per cui continuo. Marco. Grazie della Grazie a chiacchierata. voi. Ti Ciao lasciamo Marco, andare. un Poi buona abbraccio. giornata. Salutami Ciao Trieste. Gigi. Ciao, Certo, ciao, 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 ciao. Siamo in chiusura, Gigi. Grazie a Marco Visintini per aver chiacchierato con noi. Come al solito il tempo vola, quindi io ti saluto e ti ringrazio. ciao. A te, Matteo, un abbraccio a tutti. È sempre un immenso piacere. Continuate a seguirci, siamo su Spotify e sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, questo è Handball Talk. Buona palamano a tutti, ciao! Da Matteo Aldavonte e Pierluigi Di Marcello. Con Carlo Rosso, saluto. Alla conclusione, al microso dei pali. Ma questo è un gol incredibile!